Buonasera a tutti, sono Gianluca Gambini, direttore sportivo dell'Arnese Calcio. Attraverso questo videomessaggio approfitto per salutare tante persone che è un po' di giorni che non ci si vede, ci sentiamo, videomessaggi, chat, però quello che facciamo da tanti anni usualmente in questo periodo non dobbiamo farlo. Quindi saluto il presidente, tutti i dirigenti, l'allenatore, lo staff, i calciatori, li abbraccio tutti forte, mi mancano molto, ma ci manchiamo credo un po' tutti in questo mondo, perché questo stop è stato improvviso e necessario. Saluto inoltre tutti gli amici avversari, dai dirigenti ai giocatori, agli allenatori, ai direttori sportivi con cui ci stiamo stringendo molto in questo periodo. Abbiamo anche creato una chat tra noi per confrontarci, quindi è una cosa molto carina, molto bella, e stiamo vivendo lo sport con quei valori che deve essere, di correttezza e di lealtà, soprattutto perché in questo momento ci sentiamo molto uniti, uniti contro un male, contro un virus sconosciuto. Quindi stiamo giocando una partita tutti insieme contro un avversario che non si conosce, un avversario che sta mietendo vittime, malati, intasa gli ospedali, crea panico, un avversario che ci sta facendo ridisegnare anche la vita, perché questa mattina mio figlio Giampiero di 12 anni, vedendolo a casa a fare la lezione tramite il PC con la Google Suite, è stata una cosa anomala, perché comunque questa forzatura ci sta facendo anche riorganizzare il lavoro a distanza, perché noi possiamo sconfiggere questo brutto male, il coronavirus, solamente rispettando le regole, soprattutto essendo noi sportivi lo dobbiamo fare per primo, perché il rispetto delle regole è fondamentale, ma questa volta salva anche la vita. Vale a dire che stare a casa, non contagiare, non contagiarsi, quindi sono questi gli antidoti che in questo momento si conoscono e dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare per primo noi, perché siamo responsabili, portiamo dei messaggi, quindi attraverso anche questo semplicissimo videomessaggio, credo che ognuno di noi, ho ascoltato anche gli altri, a cui faccio a tutti i complimenti, li abbraccio a tutti, però anche attraverso questi messaggi sono importanti, perché ci fanno capire la delicatezza del momento. Quindi non dobbiamo scherzare, è un momento molto molto delicato, che sicuramente è una partita che noi vinceremo. Vinceremo rimanendo a casa, vinceremo rispettando le norme igienico-sanitarie. Ci dobbiamo riappropriare di quel senso civico che forse, diciamolo pure, lo avevamo perso perché la quotidianità ci aveva portato a sentirci imbattibili, a sentirci grandi. Invece è bastato un virus per farci capire quanto siamo piccoli, quanto tutto quello che abbiamo guadagnato lo possiamo perdere in un battibaleno, e quindi ci fa un po' resettare anche la vita. Noi lo batteremo, questo virus, noi ci rivedremo presto nei campi di calcio, ci riabbracceremo più forti di prima, più leali di prima, perché abbiamo capito l'importanza di vederci al calcio. Noi spesso, io con il mio presidente, con Paolo Garofoli, con Mr. Sabatini, ce lo diciamo spesso, quando facciamo delle feste, quando facciamo dei momenti goliardici, lo facciamo proprio dicendo godiamoci questo momento, perché significa che non abbiamo problemi più grandi, e oggi questi momenti ci rivengono alla mente e li valorizziamo ancora di più, e così li estendiamo a tutti i nostri figli, a tutti i nostri ragazzi, a coloro che noi rappresentiamo. Quindi io spero di vedervi presto, non mi sento di fare programmi calcistici o sportivi o di parlare di calcio in questo momento, perché noi dobbiamo essere solamente impegnati
a rimanere a casa, a rispettare le regole, e questo poi parlare di calcio, parlare di quello che sarà o non sarà la ripresa, sarà un di cui, sarà una cosa che vedremo dopo, ma passa in questo momento all'ultimo piano, perché al primo piano c'è la nostra salute, la salute di tutti i nostri cari, e c'è poi dopo anche i nostri lavori, perché comunque sia, dopo la salute dobbiamo riprendere quella vita quotidiana, che la riprenderemo sicuramente con più forza di prima, ma con qualche cambiamento di sicuro. Quindi io ringrazio Stefano per avermi coinvolto in questo videomessaggio e avermi dato un'occasione di abbracciare tutti e a dire a tutti che vi voglio bene, e grazie al calcio che ci siamo conosciuti, e grazie al calcio che ci rivedremo, spero molto presto. Un abbraccio grande, a presto.